Buon pomeriggio, sono Oxo Street e c'è stata la grande riapertura qualche giorno fa, quindi ho deciso di venire qua in giro. Sto cercando un mio amico, si chiama Alessandro Damiano, dovreste conoscerlo, è un youtuber. Abbiamo fatto un video qualche tempo fa sul mangiare a Londra, mi ha detto che sono stronzo. Comunque metto il canale di Alessandro qua in descrizione da qualche parte, in caso volete vedere. E adesso vado in giro perché sono le 2:30, ho fame, ho mangiato un sausage roll prima e poi non lo so, vedo che posso andare a mangiare, poi mi vedo con Ale, lui pure sta facendo un video. C'è un casino, come sempre, Oxo Street, non è cambiato niente, insomma, è tutto normale. Sono sempre le mascherine ovviamente. Sono uscito di casa, c'è il sole, ho portato le occhiali da sole, dicono, e adesso il sole non c'è più. Funziona così a Londra, lo sapete? Questo negozio souvenir è aperto da secoli, da almeno 10 anni, perché da quando sono qua me lo ricordo, quindi da anni. Footlocker, Alessandro, ti ricorda qualcosa? Oddio, c'è wasabi, devo prendere qualcosa. Non ho pranzato in quel wasabi perché non avevano i sushi, quelli piccolini, no, avevano soltanto quelli in vassoio, non mandava di mangiare così tanto, volevo soltanto uno snack veloce. Chiamato Alessandro, mi ha detto che fra 20 minuti è qua. Ci dobbiamo credere? Io intanto ho fame, uscite sole e vado a mangiare qualcosa. Era veramente buona. Guardate quanto è bello! Guardate quanto è bello! Come stai? Bene, tu? Benissimo. Ora che ti vedo benissimo. Sono con Alessandro che sta filmando anche lui qua. Ci mettiamo così. E ci siamo. Siamo un dietro le quinte, facciamo. Viviamo i segreti dove ci sono. Ma quindi Ale, tu sei un videomaker adesso, no? Io sono sempre il solito coglione che fa i video su YouTube. Però non si dicono le parolacce! E poi me le bippi, poi me le. Se no non ti fa monetizzare YouTube, secondo me. Di mettere la maschera, io la vorrei togliere, però siccome lui è più anziano di me, lui si spaccia più giovane, in realtà sono io quello più giovane. Metto la maschera. Giusto? Io in realtà che sono veramente brutto, quindi ci tengo a tenere la maschera così almeno mi copro mezza faccia, capito? Lo faccio più che altro per chi guarda i video. Stiamo andando a Cannabis Street? Lui col telefono a registrare, io pure. Cioè ho la camera, non ho il telefonino, però era. Che bello Piccadilly. Quindi a Londra qua hanno l'hand sanitizer qua nelle strade, in modo che tutti quelli che passano possono usare un po' il gel per le mani. Per chi non lo sapesse, Alessandro, lui lavora in retail. Ale, com'è stato? Ieri è stato il primo giorno dalla riapertura. Com'è stata il casino e tutto il resto? Allora, sì, è stato il primo giorno di riapertura, però noi siamo andati comunque in negozio durante tutto questo periodo. E onestamente è stato esattamente questo, un bel casino. Tuttavia ti dico che non è stato poi così male perché in negozio eravamo autorizzati a far entrare un massimo di 12 persone per volta, quindi tutti. Vabbè, un numero comunque ben. Il mio negozio è grosso, però. Cioè, molto controllata come cosa, era molto. Era gestibile. Te l'aspettavi? Sì, me l'aspettavo e. La pensiamo uguale. Sì. Anche perché, come diciamo prima, in un altro video di un ragazzo bravissimo, veramente bravo, che io vi consiglio di seguire, si chiama Alessandro Damiano, poi quando avete il tempo andate. Metto il suo link in descrizione qua. Sì. La marchettata peggiore della storia. L'inglese di base. Punto vuole primo, spendere. Sì, vuole spendere. Punto secondo,
contrariamente a noi, è completamente indifferente al tempo. Cioè noi se vediamo le nuvole, il cielo siamo a casa, così, diciamo no, sti cazzi. Aveva detto al buon Alessandro che forse Forbidden Planet era chiusa, in realtà aveva ragione lui, è aperto fortunatamente, quindi se siete a Londra puoi andarci a dare un'occhiata, guardare i fumetti, tutto il resto e divertirvi, insomma, no, insomma possiamo tornare ai bambini. Stiamo filmando di andare a Forbidden Planet, non ci posso credere, un sogno che si avvera. Bellissimo oggi, mi mancherai, già mi manchi. Un abbraccione. Ciao ragazzi. Ecchi me. Oh. Mi ha fatto davvero piacere rivedere Alessandro dopo più di un mese, credo che non ci si vede. Nonostante vi dia... non so più parlare. Nonostante viviamo nella stessa città, è davvero difficile vedersi a volte. Alessandro non lo vedevo dal video che ho fatto con le paste. Ci si sente tutti i giorni ovviamente, ma vedersi è davvero difficile. È stato anche molto bello rivedere Londra, Oxford Street, finalmente piena, il centro con tanta gente, tanti turisti, gente che voleva spendere, voleva fare shopping, che mangiava, tutto il resto è stato davvero molto molto bello. Sembrava di essere ritornati un po' una Londra prima del 2020. Credo che ad oggi in poi inizieremo a dire tutto prima il 2020. Com'è la situazione? Qua prima del 2020. Ti ricordi quella volta? Sì, prima del 2020. Sarà così, insomma, un casino. Questo video credo che andrà in onda quando Alessandro avrà già pubblicato il suo, quindi metterò sicuramente il link in descrizione del video di Alessandro. Come sempre, se vi piace la vita di expat qua in UK, seguitemi su Instagram, su Facebook e ovviamente sotto iscrivetevi al canale, mettete like, commento, alla prossima, vi voglio bene, ciao, alla prossima, bacioni, mua, mua. Chiedevi più, ciao!